ha sfondato questa parete per rubare all'interno della Tabacchi, ma il furto è stato ripreso in diretta dalle telecamere di videosorveglianza e così il ladro è stato prontamente fermato ed arrestato, ma dopo due giorni è già libero. Erano circa le 23 dello scorso sabato quando è scattato l'allarme di una tabaccheria di via Giovanni Acuto nella zona dell'ospedale San Donato di Arezzo. Il sistema di videosorveglianza era collegato direttamente con il cellulare del titolare. C'era una lamina di metallo, è stata battuta con una mattonella e da lì sono passati da dietro i cassetti e sono penetrati dentro. Il ladro, cittadino tunisino irregolare con diversi precedenti alle spalle, è stato arrestato dagli agenti della Volante intervenuti sul posto. Purtroppo probabilmente è scappato il complice con cui era, poiché è stato portato via diverse stecche, pacchetti, con il bidone a spazzatura che si teneva qui dentro, usato per trasportare via il tutto. Il malvivente, accusato di furto aggravato, è comparso lo scorso lunedì di fronte al giudice per la direttissima. Ha confessato e si è dichiarato pentito, se l'è cavata con una condanna soft, 2 mesi di reclusione. È tornato in libertà con la misura cautelare dell'obbligo di firma. La procura aveva chiesto per lui una pena ben superiore. 2 mesi è ridicolo per un furto colto in flagrante, poi uno recidivo, da quel che ho saputo, non è certo la prima volta, ha già varie denunce, ha già varie furti alle sue spalle. E quindi avergli dato le attenuanti tutto quanto dagli 2 mesi è uno schiaffo a chi lavora, a chi è onesto e si ritrova in queste condizioni. Lo stesso locale nei giorni scorsi era già stato bersaglio di altre incursioni. Hanno sempre sfondando da questa parete, che ora stiamo mettendo in sicurezza ovviamente, ma dovrei essere costretti a barricarsi, non è giusto, insomma. Ci dovrebbe essere delle pene per cui sono scoraggiati a farlo. Invece anche per un bottino relativamente piccolo, che non è una rapina in banca ovviamente, però si sentono autorizzati a farlo perché tanto non hanno paura di quello che succede. Ma non solo, stessa sorte anche per il bar che si trova accanto alla tabaccheria, visitato lo scorso martedì. In quel caso nel mirino dei malviventi era finito il magazzino, letteralmente saccheggiato. Hanno forzato il cancello automatico e hanno forzato la basculante del garage. Cuori, vini, birre, lattine, tutte le scatole piene. E l'hanno portata via, hanno lasciato solo le scatole aperte. Si sente così sicuri? Noi ormai sono 33 anni che abbiamo aperto l'attività e questa è la 19ª volta che ci fanno furto, sicché noi ormai siamo abituati.